un monumento a Tarragona che io ho anche visitato e che ho anche avuto la possibilità, con grande onore, di essere ospite dell'associazione che si chiama Associazione Nazionale Amanti di Mazinger Z, che è questa associazione spagnola, che hanno proprio un'associazione nazionale dove si chiacchiera, si fanno le cose di Mazinga Z, si racconta Mazinga Z, che è una cosa veramente meravigliosa. E io tempo fa ho realizzato anche un articolo giornalistico su questa cosa, dopo magari vi metto il link, dove ci stanno tutte le curiosità, guardate, della storia della statua di Mazinga Z, che è questa, di quando fu costruita. Questa è una foto inedita che ho trovato con una ricerca abbastanza, come dire, certosina. In Spagna arriva il 4 marzo del 78, è diventato un fenomeno di massa. Veniva trasmesso il sabato pomeriggio dopo il telegiornale e fu divisa in due capitoli intervallati tra di loro da 6 mesi. 6 mesi. Ma questa cosa, in realtà, quello che andiamo a analizzare stasera, che forse sono stato un po' superficiale nel non descrivervelo bene, non è soltanto l'aspetto del fenomeno di Mazinga Z. Vi farò vedere anche come Mazinga Z diventa importante in Spagna. Scusate che sto controllando una cosa, cioè qual è la penetrazione che ha all'interno della società, che è importante, molto molto importante, tanto da diventare un fenomeno di consumo. Ma ci sono anche altre opere di Nagai che sono arrivate in quel periodo e che hanno fatto sognare i ragazzi. Ma quello di cui vi parlerò stasera non è questo, perché la storia di Mazinga Z in Spagna è molto interessante, ma non è solo questo. È la storia di come l'amore immenso per un'opera come questa può generare assolutamente dei mostri. E vi vado a spiegare perché. Allora, quella che vedete al centro della copertina della live di stasera è il DVD, ma Mazinger Z, il robot de las estrellas, il robot delle stelle, che poi nello spazio Mazinga Z non ci va mai. E questa è un'altra cosa un po' strana. Questo è il DVD long video che piacerebbe tantissimo al buon Dalastor, perché lui è un cultore proprio del long video di Mazinger Z. Cioè, secondo gli spagnoli, è che il troppo amore ha generato un mostro. Questo che vedete, Mazinga Z, il robot delle stelle, è long video di un film live su Mazinga Z, che fu distribuito all'epoca in Spagna con tutti i crismi e gli onori che meritava questa produzione amatissima nel paese spagnolo. Ma quello che diciamo per noi è stata la bombata, cioè vi ricordate il fatto di Enrico Bomba, per i bambini spagnoli di quel periodo fu moltiplicato per 500. Nel loro territorio, come il live action di Mazinga Z, e vi faccio vedere, insomma, questo dice propriamente: questo è Mazinga. Perché avvenne questo? Ecco qua, allora, guardate, vedete un poco, vedete un po'. Allora, un attimo, vi faccio vedere una cosa. Guardate questa parte qui. Fermiamoci un attimo qui e poi vi spiegherò.
Questi signori, gli autori spagnoli, che andrei a cercarli proprio fisicamente, hanno preso un film che non c'entrava niente con Mazinga Z, e grazie a questa somiglianza, ma neanche tanto così come due gocce d'acqua, viene spacciato per Mazinga Z. Non lo so se hanno pagato i diritti, ragazzi, ma è un'opera che è uscita. Eccolo qua. Allora, questo signore qua potrebbe, onestamente, guardandolo così, se lo vedete, potrebbe ricordare vagamente Mazinga Z. In effetti la testa potrebbe somigliare. Scendendo un po' giù, insomma, questa è una foto dell'epoca, ritratto il robot, ovviamente realizzato con, cioè, un omino dentro che lo faceva muovere. Aspettate un attimo. E questa fu, come dire, vi continuo a far vedere una cosa, intanto ci parliamo sopra. Le sputazzate d'acciaio, vabbè, i raggi fotonici, questi non potevano mancare. E qui viene proprio scritto, questo qua ve lo devo far vedere bene, Mazinga Z, il robot delle stelle. Asian Trash Cinema. Voglio dire, la casa di produzione qualche idea ce la doveva dare che qualcosa non stava funzionando, però loro continuano a chiamarlo Mazinga Z. Tra l'altro non ho capito che c'entra il pipistrello sotto, però questa è sicuramente un'altra magia spagnola. La corrente aveva fatto il suo effetto. Ciao Mars, ciao, benvenuti ragazzi. Ecco, questa è sostanzialmente il mecha del cattivo, a parte il fatto che si vede che è un robot marino per i gommoni sulle spalle che lo fanno galleggiare e non lo fanno affondare, ma il mecha del robot cattivo, che ricorda vagamente un po' anche Diapolon, secondo me è più figo del robot che viene spacciato. Per Mazinga Z, no, quella MB che vi ho fatto vedere all'inizio ha una motivazione, perché MB significa, cioè, gli spagnoli quando hanno spacciato questo lavoro per il live di Mazinga Z, non si, a prescindere che probabilmente avevano bevuto non due bicchieri o tre bicchieri di Amaro Braulio, ma probabilmente quattro bottiglie, no? Per non accorgersi della differenza del meca, no? E va bene. Poi leggono MB. Cazzo, MB! MB era Mac Baron, che era questo personaggio probabilmente nato su l'onda di Mazinga Z e sulla febbre robotica di quel periodo, e che certamente è un omaggio ai robottoni nagayani di quel periodo. Ma la cosa grave non è che i filippini o i taiwanesi abbiano preso e abbiano costruito questo emulo o clone di Mazinga Z per poterci fare una serie a puntate, confluita poi in un film di montaggio. Ma la cosa grave è che gli spagnoli la spacciarono, e quindi loro credo ne fossero consapevoli, gli autori, per Mazinga Z, e lo doppiarono con i nomi e i dialoghi adattati a come se fosse un film live su Mazinga Z. Io mi ricordo che sto giocattolo di questa specie di robot, aspettate che se riesco a recuperarlo, ce l'avevo. Ce l'avevo perché non era difficile da trovare sulle bancarelle delle feste di Rione, feste rionali, non so, le bancarelle classiche di queste feste, ed era un giocattolo che si trovava con grande facilità. Questa roba in Spagna ha avuto successo, è andata al cinema, è come fare un film, è come prendere un film di Diabolik e dire che è Zorro.
avuto successo perché hanno utilizzato il traino di Mazinga Z dell'anime che era amatissimo in patria. Potente quest'arma qua. Questa qua è una di quelle astronavi sofisticate e indistruttibili proprio di quel periodo. Cioè si nota, no? Proprio dalla forma, dal design. Non so se sentite, c'è la colonna sonora di Mazinga Z, ragazzi. Per la giustizia e per la pace nel mondo. Colpo dell'esorcista, perché quando fa così gira la testa come l'esorcista. E finisce così, è finita così. Finisce così, cioè senza un perché. Quindi questo dovettero subire i ragazzi sì, giapponesi, peggio, i ragazzi spagnoli, che in pratica devono tenersi questa ciofeca, perché non so come altro definirla, spacciata da loro per Mazinga Z, senza che nessuno provasse a chiedersi perché il Mazinga Z aveva la scritta MB sul cinturone. È una cosa che veramente io non riesco a spiegarmi, ma forse noi bambini di quel periodo, in Italia come in Spagna, tante domande non ce le facevamo, no?